Per il Pescara la Serie C è diventata realtà con la sconfitta di Cremona. Peraltro, a conti fatti, la retrocessione si sarebbe materializzata lo stesso, anche con una vittoria allo Zini, vista la combinazione degli altri risultati. Lunedì probabilmente ci sarà un'altra onta, mentre il Delfino saluterà mestamente la cadetteria, la Salernitana, con una vittoria allo stadio Adriatico Cornacchia, festeggerà proprio a Pescara il traguardo della Serie A. Uno scenario davvero crudele per chi ha già imboccato la strada verso la terza serie. I processi sono stati fatti e si continueranno a fare ancora per un po'. Nel mirino il presidente Daniele Sebastiani, che ha dichiarato che parlerà solo alla fine del campionato. In quella sede ci si aspetta una chiara assunzione di responsabilità di quanto accaduto, lo ha fatto a chiare lettere solo il DS Bocchetti nell'ultimo periodo, ma soprattutto ci si aspetta chiarezza circa i programmi futuri. Gli errori fanno parte del gioco, a Pescara ne sono stati fatti e come i tifosi ne pagano il prezzo dovendo vedere la propria squadra del cuore finire in una categoria inferiore, Sebastiani, in qualità di presidente e socio di maggioranza del club, dovrà fronteggiare anche il danno economico che la retrocessione comporta. Dunque un mea culpa è auspicabile, ma la cosa ancora più importante è come ripartire, con quale progettualità e su che basi scegliere le persone che parteciperanno alla ripartenza. Da un lato si sente più volte parlare di necessità di repulisti, il che sarebbe il minimo dopo i risultati sportivi degli ultimi due anni. Dall'altro però non si esclude ancora in toto la permanenza di professionisti che a vario titolo hanno concorso alla retrocessione. Antonio Bocchetti, ad esempio, dopo la gara di Cosenza ha fatto intendere che una prosecuzione o meno del suo rapporto passerà da un confronto con lo stesso Sebastiani. In bilico anche la posizione di Giorgio Repetto, il cui occhio clinico sul fronte scouting potrebbe salvaguardarlo. Lo stesso Sebastiani settimane fa aveva parlato dell'eventualità di una conferma di Grassadonia, che ieri dopo il match è stato perentorio. Se la società dovesse proporgli un rinnovo, lui chiederà a sua volta un totale repulisti. Per me è molto chiaro ed evidente che quando c'è una retrocessione così amara bisogna assolutamente voltare pagina e quindi fare un repulisti importante. C'è bisogno di entusiasmo, c'è bisogno di grande volontà, come ho detto anche la volta scorsa, di grande desiderio di riportare il Pescara dove merita di stare. Se la società, ripeto, dovesse chiamarmi e propormi la permanenza, assolutamente dirò queste parole che ho detto a voi. Insomma, dito puntato sui giocatori, sui senatori che non hanno dato il massimo e su quei giovani arrivati in prestito e dediti più a pensare a se stessi che al bene della squadra. Un messaggio che è sembrato anche un monito a una società che dovrà ricostituire il proprio parco calciatori in attesa di conoscere come sistemare i circa 10 calciatori che hanno il contratto anche per la prossima stagione. Sul fronte economico un sollievo è la presenza del paracadute, per il quale il Pescara incasserà poco meno di 2 milioni, utilissimi per ammortizzare una parte dei mancati introiti che comporterà la retrocessione in Serie C. Anche per questo motivo ci si aspetta che il Pescara possa tentare subito una risalita comunque molto complessa. Ma per il futuro, lo ripetiamo, si aspetta che il presidente Sebastiani faccia chiarezza su come ripartire e con quali ambizioni.